Manuele Boaro, allora cominciamo con una domanda da $1,000,000. Diciamo, viviamo un'epoca di grandi cambiamenti in questo ciclismo, un po' sotto tutti i punti di vista. Dal tuo punto di vista, come si può arrivare ad essere ancora professionisti ben oltre i 30 anni in questo ciclismo? Bisogna fare la vita da corridore, quindi se fai la vita da corridore penso che si può arrivare, insomma, a un'età avanzata. Ecco, diciamo, c'è un qualcosa, tenendo conto del tuo percorso formativo, che manterresti assolutamente, e invece un qualcosa che ti sarebbe piaciuto vivere quando magari avevi 20 anni, di questo ciclismo attuale? Beh, il ciclismo è cambiato. Io ho bei ricordi, quindi non voglio dire... Adesso è un ciclismo cambiato, si va molto più veloci e è ancora più duro forse fare il ciclista adesso, perché comunque si è impegnati, diciamo, tutti i giorni, 365 giorni l'anno, quindi io ho avuto la mia carriera, spero appunto di finire nel migliore dei modi, adesso vediamo, l'età ormai si fa sentire, quindi... ma la voglia c'è come primo giorno, quindi finché potrò e posso darò del mio meglio. Ma c'è un qualcosa dei giovani attuali che ti sarebbe piaciuto avere ai tuoi tempi? Ma no, io sono contento del percorso che ho fatto, ho avuto la fortuna di essere sempre in grandi squadre, quindi non rinnego niente di quello che è passato, quindi vedremo un attimo. Dai, i giovani adesso hanno loro il futuro in mano, ecco, quindi sarà loro. Ecco, adesso quest'anno avete avuto in squadra un grande campione come Mark Cavendish. Diciamo, come si è posto Mark finora? Voi avete corso insieme il Tour dell'Oman, e se ti sei anche già ritagliato un ruolo per i finali di gara per aiutarlo? Ma in Oman c'era solo una tappa in volata e abbiamo cercato di aiutarlo. Lui ha un obiettivo in testa, quello del Tour, quindi vuole raggiungere appunto la 35ª vittoria per battere il record. Quindi quello è il suo grande obiettivo, penso. Lui lo corso solo in Oman, e se avrò modo poi di correre ancora, sa che può contare sul mio appoggio. Il suo carisma comunque si fa già sentire? Sì, no, vabbè, ma avere in squadra campioni di quel calibro non è da poco, anzi ti dà morale per fare ancora di più. Ecco, un'ultima domanda. Ti abbiamo visto in carriera innumerevoli volte in fuga. C'è un sogno che ha ancora Manuele Boaro? Ma sogni ce ne sono sempre. Però ok, questo è il mio ruolo di gregario e cerco sempre di dare il meglio per i miei capitani che ho da supportare.